Ciao. Questo post fa parte di una serie di post dedicati all'empatia, al concetto di empatia. Diciamo che questa è la prima puntata. In un post precedente parlavo del fatto che ci sono dei pensieri che si sviluppano all'interno del nostro spazio mentale, che sono pensieri condizionati dal mondo, dalle esperienze, insomma, costituiscono una sorta di mentalità. E io li ho definiti pensieri non nostri, non propri dell'essere umano, o per di più dell'essere in quanto tale. E allora quali sono i pensieri propri? Ci sono casi in cui ci sentiamo ispirati. È come se una forza che noi sentiamo come fuori dalla nostra forma fisica, come se questa forza ci prendesse e ci desse delle informazioni, queste ispirazioni, che noi configuriamo come intuizioni, ma non sempre riusciamo a definirle tali, perché molte volte ci rendiamo conto che possono essere i condizionamenti stessi ad ingannarci, a creare questa forma di pensiero, facendola passare per pensiero nostro. Quindi come poter riconoscere un pensiero ispirato? Come poter riconoscere un'intuizione? Ho pensato molte volte, e perché molte volte mi è capitato, che ci sono dei momenti in cui non riesco a dare una spiegazione alla sensazione che provo. È come se dentro di me avessi già una risposta di quello che devo fare, della decisione che devo prendere, di qualsiasi scelta che debba intraprendere, però non ho una spiegazione razionale. Questo mi consente di capire che l'intuizione si trova al di là del circuito della razionalità. E forse per quel motivo, poiché non riesce ad essere filtrata dai canali della razionalità, non riesce nemmeno ad essere spiegata alla nostra mente. E per cui è molto difficile anche comunicarla ad altre persone. Quando un pensiero però è ispirato, genera anche delle emozioni ispirate. E queste emozioni ispirate, queste emozioni generate da questa intuizione, sono intuizioni, sono emozioni conoscitive, esplorative. Diciamo che a questo punto un pensiero ispirato, un pensiero di cui non ne conosciamo l'origine, non riusciamo a spiegare, che però si configura come tale, perché noi lo abbiamo all'interno della nostra mente configurato come tale, riesce a prendere in qualche modo la sua direzione se lo ascoltiamo, se ci mettiamo in connessione con questo pensiero. Chiaramente notiamo anche che quando i pensieri sono ispirati, la comunicazione, ossia il nostro modo di parlare e di relazionarci con le persone, diventa a sua volta ispirato e si crea una sorta di magia. Questa magia non è altro che un rapporto empatico, e questa è la prima costruzione di quella che è l'empatia. Al prossimo post, ciao!